Buongiorno, bentrovati ai nostri ascoltatori e spettatori con la nuova puntata del ciclo Economia Prima e Dopo. Alberto Di Martino, chi vi parla in questo momento, insieme all'amico e collega Giuseppe Fischetti da Taranto. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Bene, dopo aver parlato la scorsa settimana della questione sul sostegno alle imprese attraverso il prestito garantito dallo Stato, e aver anche parlato della riconversione, se vogliamo, industriale come opportunità di sviluppo, oggi invece affrontiamo il tema della logistica, o meglio, della parte dei trasporti legata alla logistica. Perché affrontiamo il tema dei trasporti? Perché, come è intuibile, è uno degli elementi fondamentali della vita di un'impresa, perché è necessario rifornirsi sia di materie prime che di semilavorati, ma soprattutto è importante essere in grado di trasportare e consegnare le merci che si producono ai mercati di destinazione, di qualunque genere esse siano, ma a maggior ragione se vanno all'estero, sono condizionati parecchio dalle condizioni di questi trasporti, quindi parliamo di costi e tempi e, se vogliamo, sicurezza del trasporto stesso. Prendiamo spunto per parlare di questo da alcuni numeri che vengono dalle associazioni di settore. I numeri segnalano una possibile perdita del settore container, navi, per esempio, di circa 23 miliardi. Parliamo anche di una perdita di fatturato che va dal 60 al 90%. Parliamo anche, per esempio, del trasporto su gomma che sta subendo una enorme flessione, perché durante, seppur vero che durante il periodo della crisi i trasporti sono risultati essenziali a garantire l'arrivo nei supermercati dei generi alimentari, dei generi farmaceutici, è altrettanto vero che il resto del sistema economico italiano ha chiuso. E di conseguenza sono crollate il numero dei trasporti e delle spedizioni necessarie. Quindi la ripresa che tutti stiamo aspettando, fase 2 o successiva, passerà inesorabilmente anche attraverso una valutazione del sistema di trasporto nazionale, che è questa poi che noi sostanzialmente oggi suggeriamo. Possiamo aspettarci degli impatti non solo per chi è dentro l'impresa dei trasporti, ma anche e soprattutto per chi se ne avvale. Giuseppe, ti fa venire in mente anche qualche considerazione per l'imprenditore? Tieni conto, Alberto, che la questione logistica comincia ad avere un'importanza ancora più rilevante nella logica che tu prima hai esposto. Nella ripartenza, la questione della consegna delle merci diventerà uno degli elementi da tenere in considerazione. Più volte noi abbiamo invitato nelle trasmissioni precedenti, quando abbiamo parlato degli elementi che saranno posti a sostegno, o perlomeno sono già stati posti in atto per la ripartenza delle imprese, tolta la questione meramente finanziaria, c'è l'aspetto da valutare che è quella dei famosi stakeholder che aiutano nella ripartenza. Quindi la domanda diventa ancora più pertinente nel momento in cui io dico ok, sono pronto per ripartire, ma in che termini? Sono affiancato da chi mi porterà le materie prime? Sono anche affiancato da chi mi farà la consegna a quello che è l'utente finale? E quando la questione è posta in termini di valutazione interna, ebbene diciamo che potrebbero emergere tutta una serie di negatività, perché io non ho potuto mai prevedere un impatto così negativo nel breve, e quindi potrei anche essere bravo ad attrezzarmi. Il problema si pone nel momento in cui mi sono affidato nei trasporti delle merci a soggetti terzi, che se per un certo aspetto rappresentano un vantaggio, perché questi mi consentono di lavorare secondo una regola del just in time, cioè produco e vendo le giuste quantità che servono su richiesta, potrei trovarmi di fronte a un aspetto poco piacevole nella ripartenza, che è dato dai costi dei trasporti che potrebbero, come
Si spera che non accada, ma questo è un po' una speranza davvero a lumicino, che non vadano a lievitare, legate ovviamente queste lievitazioni a conseguenze di natura fisiologica del settore, perché chi fa questo tipo di lavoro, chi produce questo tipo di servizio, anche lui a sua volta ha visto ridotto il suo giro di affari e di conseguenza i margini, essendo già risicati per motivi di natura strutturale, dovrà necessariamente cercare di compensarli attraverso un innalzamento dei prezzi destinati al trasporto e quindi a colui che vorrà fruire del servizio finale. Bene, noi ci siamo fatti aiutare anche da una testimonianza esterna per sondare meglio questo mercato e abbiamo sentito la dottoressa Genziana Giacomelli, che è direttrice della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica di La Spezia, nonché anche la vice sindaco di questa città. Abbiamo chiesto alla dottoressa Genziana Giacomelli, direttrice della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica di La Spezia, nonché vice sindaco di questa città, qual è la sua prospettiva per quanto riguarda il mondo dei trasporti. Buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Per quanto riguarda il settore della logistica e del trasporto, abbiamo già nel mese di marzo una flessione importante dei traffici per tutti gli operatori e nelle diverse modalità di trasporto e ci aspettiamo per il mese di aprile una flessione ancora più grande perché essendo questa una domanda, diciamo, derivata, con la chiusura delle imprese di produzione, ci si aspetta una riduzione dei traffici. Ora, chiaramente per il settore è molto difficile potersi mantenere, tenendo conto che il trasporto è prevalentemente nell'ambito food, che ha avuto un grande incremento, e nell'ambito sanitario. Quindi, tutto questo non è sufficiente a sostenere i costi fissi del settore. La seconda domanda che abbiamo posto alla vice sindaco di La Spezia è stato: quali potrebbero essere le sinergie che il mondo delle imprese, clienti del mondo dei trasporti e le aziende di trasporto potrebbero implementare per aiutarsi vicendevolmente e ripartire senza far cadere l'uno sull'altro, diciamo, i danni e gli impatti del coronavirus? Ma ritengo che la possibilità che ha il sistema del trasporto di riprendere in maniera adeguata sia quella di confrontarsi il più possibile col sistema della produzione e con le imprese. Chiaramente il settore della logistica e del trasporto ha problematiche legate alla liquidità, quindi come penso anche le imprese, quindi è indispensabile per ripartire, per rimettere in moto la macchina dello sviluppo economico del nostro paese, che si creino delle condizioni affinché sia trasportatori che imprenditori insieme ripartano costruendo un sistema nuovo, un sistema diverso. Credo che le opportunità che abbiamo messo in campo rispetto, per esempio, all'utilizzo dello smart working anziché delle nuove tecnologie possano essere anche queste utilizzate al meglio e possano magari prevedere delle facilitazioni e anche delle comunicazioni tra diversi soggetti della catena del trasporto e potrebbero anche facilitare le relazioni tra gli enti preposti al controllo anziché gli imprenditori e i trasportatori. Ci sarà poi qualcosa, anche il tema del prezzo, il prezzo del trasporto, che potrà dipendere anche dai tempi di pagamento. Quindi tutto questo si potrà vedere attraverso contatti diretti tra chi trasporta, tra chi è spedizioniere, quindi chi gestisce l'operatore trasportistico e chi produce. Bene, quindi alcune idee ci sono, non è necessario aspettare un aiuto esogeno, ma è possibile creare delle reti, dei gruppi, è possibile creare, diciamo, degli accordi che possono essere di mutua, convenienza. Giuseppe, mi riallaccio a quello che dicevi tu, suffragandolo anche con altre fonti che sono recentissime, che sono gli aggiornamenti sulle condizioni del trasporto merci in Europa. E cito ad esempio due paesi, Francia e Polonia,
In Francia è necessario dotarsi di due certificazioni, non una come in Italia, una relativa alle merci, che non è da confondersi con il documento di trasporto, e una invece relativa alla guidatore, che non è, diciamo, l'equivalente della patente. Quindi ci sono due moduli francesi, in lingua francese o inglese, che vanno reperiti e compilati e presentati. Dico questo perché se uno fosse a trasportare le merci in proprio, noleggiando il mezzo con un autista proprio, o con le aziende che hanno un autista, insomma, a dipendenza, rischiamo che, insomma, vengano colti impreparati. In Polonia, per esempio, attenzione che c'è un controllo in dogana della temperatura, e quindi se l'autista riporta una temperatura superiore ai 38 gradi, è costretto a fermarsi e a sottostare a una visita medica con possibile quarantena, il che significa che il camion con il suo carico deve rimanere fermo, con le conseguenze che potete immaginare. Alberto, tu hai toccato e messo in evidenza uno, quello, il parametro relativo alle procedure doganali, che è uno dei parametri che viene utilizzato per determinare il cosiddetto indice di competitività logistica, che attribuisce un rank ai paesi che vengono esaminati. Praticamente questi criteri di valutazione danno un indice di qualità del servizio logistico svolto, e quello della procedura doganale che tu hai ben evidenziato perché ancora si svolge con criteri meno moderni, pensa un po', soffre anche di uno dei fattori critici, tra l'altro, che poi ci porta ad essere meno privilegiati in ambito di trasporti e quindi siamo letti come un costo maggioritario, che è legato al tempo delle procedure che la stessa dogana utilizza quando deve essere il prodotto sdoganato. La media europea, pensa, è di circa 11 giorni per sdoganare un container, in Italia ce ne vogliono 17. Solitamente ci vogliono 4 documenti, da noi ce ne vogliono 5. Insomma, ecco, quello che oggi noi mettiamo in relazione in termini di procedure ha anche una forte incidenza in termini di valutazione fatta dal mondo esterno. In più ci aggiungo un'altra cosa che dovrebbe comunque far riflettere, visto che ne stiamo un po' facendo una disamina a 360 gradi, e cioè i cosiddetti sistemi di tracking e tracing della spedizione stessa, che ancora non sono così sviluppati dalle parti nostre e che quindi costituiscono anche quello un elemento negativo all'interno del sistema. Siamo un po' alle solite riflessioni, se vogliamo essere molto coerenti con quello che sta avvenendo e che stiamo raccontando nelle puntate di Economia prima e dopo. È un tempo questo molto particolare, fatto non soltanto dell'avvenimento più importante e le conseguenze che sono adesso legate, ma deve essere il tempo della riflessione per poter migliorare un po' tutti laddove risultiamo peccatori, tra virgolette. Ecco, una riflessione in ambito di logistica e di trasporti credo che debba essere fortemente fatto se vogliamo aprire il canale della cosiddetta competitività. È ovvio che in tutto questo, e quindi rifacendomi a quelli che sono i cosiddetti indici di competitività della logistica, ci sono elementi di natura strutturale che è difficile superare. In questo, quando noi ci poniamo in un sistema di confronto con altri paesi, quali la Francia o la Germania, che hanno, come dire, un'incidenza abbastanza ridotta in termini strutturali, beh, lì è un fatto di conformazione geografica. La nostra Italia è lunga e stretta, gli altri paesi si distendono sulla parte del globo in dimensioni totalmente diverse e qui ci possiamo fare ben poco.
Laddove si può lavorare invece sono quegli altri elementi che tu hai iniziato a mettere in evidenza sotto un profilo strettamente di burocrazia. In aggiunta ci metto anche quelli di natura tecnologica che non guastano senz'altro. Bene, io prendo spunto dalle considerazioni che hai fatto per calarle, diciamo, su un piano un po' più pratico, un po' più di interesse diciamo, dell'imprenditore piccolo medio, dando in conclusione come poi scopo di questo ciclo di trasmissioni qualche suggerimento, qualche consiglio. Il primo suggerimento è sempre lo stesso, cioè fa prima di riaprire o comunque appena aperti, anche se dovrebbe essere un esercizio corrente, ricorrente, valutate bene con un piano di fattibilità, con un buon budget previsionale, quali sono le voci di costo. Quindi non date per scontato di avere lo stesso livello di servizio e lo stesso livello di costo dei trasporti, perché il mondo dei trasporti è sotto pressione e dichiara forti perdite. E quindi potreste non avere i camion a disposizione, le navi a disposizione, lo spazio, le gru a disposizione, i piazzali a disposizione. E sicuramente non avrete gli stessi prezzi che avevate prima della crisi, quindi calcolate bene. Secondo appunto, valutate l'intermodale, cioè valutate differenti situazioni di trasporto. Nel periodo di crisi, con il fermo alle dogane, sono andate bene le aziende che già sapevano come spedire su rotaia, perché avevano già visto come funzionava, sapevano come regolarsi. Iniziare da zero richiede una certa fatica, ma conviene perché intanto, come al solito, si acquisiscono competenze sui diversi sistemi. Quindi, altro non mi verrebbe da aggiungere. Giuseppe, se vuoi concludere, altrimenti salutiamo i nostri telespettatori. No, la conclusione è sempre un po' la stessa. Guardiamo ciò che ci circonda, vediamo di porci in relazione con il resto del sistema nel quale noi viviamo, ma al di là di quelle che possono essere le critiche, cerchiamo di cogliere le opportunità, facendo ognuno la propria parte. In ambito di logistica e di trasporti ci sono parecchie pecche che devono essere superate, devono essere abbandonate. Ci sono anche tantissime opportunità. Ecco, utilizziamo la teoria sempre del bicchiere mezzo pieno. Noi possiamo fare tanto e facciamolo per quello che è la parte che ci riguarda. Quindi ponendoci dalla parte delle imprese, diciamo migliorate laddove in un ambito logistico, e quando parliamo di logistica intendiamo tutto ciò che avvolge il mondo della logistica, quindi lo stivaggio, il magazzino, la movimentazione interna, eccetera, eccetera, facendo in modo di essere sempre all'altezza di avere uno standard qualitativo elevato. Tutto ciò che poi segue nel momento in cui noi andiamo a consegnare la nostra merce sul veicolo che andrà a trasportarlo per farlo giungere a destinazione, qualunque esso sia, se sia ferroviario o un mezzo, un camion o di altra natura, marittimo, come vogliamo. Cerchiamo ovviamente di poterci porre sempre nella condizione migliore. Un elemento che purtroppo non possiamo gestire noi direttamente riguarda un po' il coordinamento che sull'argomento delle infrastrutture determinanti per creare un pezzo di competitività all'interno del mondo della logistica e questo coordinamento che tra Stato e Regioni non è sempre molto fluido perché ognuno un po' procede secondo una propria visione di strategia che è quella locale, ma non è mai quella nazionale. Ecco, se i due soggetti ragionassero in più sotto forma unitaria, senz'altro anche loro farebbero la loro parte, però
quando tocchiamo questi ambiti, come si vuol dire sempre, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra puntata. Bene, grazie Giuseppe per i tuoi consigli e a questo punto ringraziamo i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori che rimandiamo alla prossima puntata di giovedì alle ore 17 e alla puntata radiofonica alle ore 10 del mattino. E con questo grazie a tutti. Grazie a voi per averci seguito e vi ricordo che qualcuno che volesse approfondire l'argomento o volesse fare domande lo può fare tranquillamente contattandoci sulla nostra mail. Grazie ancora e appuntamento a giovedì.